di più che si sono lasciati sfuggire e che il samaritano, lo straniero, ha invece colto benissimo. Quest'uomo ha capito che non basta essere stati guariti fisicamente, ma che bisogna tornare indietro da Gesù per dirgli grazie e per iniziare a seguirlo sul serio. Questo può dire veramente tanto a noi, cercatori di miracoli. Non serve tanto l'essere guariti fuori, ma c'è bisogno di sentirsi salvati, cioè toccati nel profondo dalla misericordia e dalla presenza di Dio. Allora non è così vero che quando c'è la salute c'è tutto, perché possiamo sentirci appagati in ogni cosa che abbiamo e che facciamo, eppure possiamo continuare a peccare, a portarci la morte dentro. Vita vera, ce lo insegna questo samaritano, è rendere gloria a Dio. Quando capiremo anche noi che l'amore tra di noi e il nostro rapporto con il Signore è al di sopra di tutto, è al di sopra anche della salute materiale, noi accederemo a questa vita. Ci vuole grande grazia per iniziare ad entrare in questa logica, per imparare questa sapienza, come abbiamo ascoltato dalla prima lettura, ma chi ci riesce è veramente salvo. Vogliamo oggi affidare a Maria, madre e mediatrice di tutte le grazie, tutti i nostri desideri di guarigione, esteriori sì, ma soprattutto interiore, e la nostra volontà di essere finalmente restituiti alla vita vera, quella senza peccato e quella che il Signore ci vuole aprire grazie alle parole che ogni giorno ci rivolge. Sia lodato Gesù Cristo.